Ciao Giuseppe, io sono Alessio Cocchi di Pianetempoli.it, ben arrivato ad Empoli. Grazie. Senti, ti chiedo qual è lo spirito, la motivazione, magari anche un po' la rabbia che ti motiva in questa stagione e il perché hai scelto una piazza come quella di Empoli. Io credo che tu lo scorso anno abbia raccolto meno di quello che tu hai seminato, c'è stato qualche piccolo problema forse a Lecce, poi magari mi direi tu se sbaglio o no, e quindi penso che quest'anno per te sia anche un anno di rivalsa personale, oltre che per gli obiettivi della squadra. Certo, sicuramente questo è un anno di rivincita per quello che un po' è successo l'anno scorso. Capita che magari un giocatore va altrove, non si trova, ha bisogno di altri stimoli per ripartire. Sicuramente Empoli per me è un'occasione importantissima dove cercherò di fare bene, di ritrovarmi più che altro perché ero abituato ad altre annate. Però capita, ogni tanto si intoppa nella carriera, però l'importante è ripartire. Buon pomeriggio, Alessandra Nespeca, 50 canale canale 88. Ti chiedo a livello personale com'è in questo momento, tra virgolette, il tuo stato di forma, il tuo livello di preparazione in vista degli impegni Friburgo, poi Coppa Italia e poi campionato tra non molto. Lo stato di forma non è al 100%, venivo da 10 giorni con il Parma, poi per mie ragioni societarie sono stato fuori rosa, però miglioro giorno per giorno, quindi penso non ci vorrà tantissimo per vedermi al 100%. Gabriele Guastella, Radio Bruno, buonasera e benvenuto ad Empoli. Ti chiedo come è nata la trattativa con l'Empoli e come hai visto sempre l'Empoli da fuori, da avversario? Rispondo prima alla seconda. L'Empoli d'avversario ho sempre vista come una società che lancia tantissimi giovani, un lavoro molto importante quello del direttore, del presidente da tantissimi anni che lo fanno. Penso che sia una delle squadre migliori in Italia dove poter crescere e poter dimostrare il proprio valore. Poi la trattativa è nata già un mese fa, dove il direttore mi aveva cercato. Avevo dato subito il mio consenso, poi ci sono stati un po' di intoppi come in tutte le trattative, poi fortunatamente si è sbloccato. Senti, ieri abbiamo presentato Elia Caprile e gli ho chiesto se fosse motivante il fatto di arrivare anche a sostituire un portiere come Vicario che è uscente. Più o meno la tua situazione è la stessa, perché qua abbiamo visto Parisi andare via, Parisi che ha segnato insomma 3 anni davvero importanti, ci ha fatto delle grandi cose. Ecco, per te questa cosa, questo aspetto di essere il giocatore voluto per andare a sostituire questo ragazzo, quanto ti gratifica, quanto ti stimola, quanto ti responsabilizza? Ah, sono molto orgoglioso che abbiano scelto me per sostituire Fabiano, che inoltre è anche un mio amico. Sono tranquillo, penso che ognuno ha le proprie caratteristiche, lui ha le sue, io ho le mie, quindi non c'è da preoccuparsi, da stare ansiosi, c'è solo da giocare, migliorare e portare la squadra dove meglio. Come sai, questo è il campionato con tutti gli scongiuri del caso in cui l'Empoli potrebbe entrare nella storia. Io ti chiedo che cosa ti aspetti da questo campionato sia a livello di squadra che a livello personale. Ma di squadra mi aspetto che di far bene tutti quanti insieme. Io penso che solo avendo un'unione di intenti si può realizzare di nuovo il sogno salvezza. Poi a livello personale è normale che un calciatore, un giocatore si aspetta sempre di dare il meglio di sé in tutte le partite, vorresti giocare sempre. Questo non succede tante volte, però l'importante è stare sul pezzo, lavorare, non abbattersi mai. Questo sia personale che di squadra, secondo me. Pezzella, un calciatore che ha fatto vedere negli anni passati di avere doti importanti anche offensive. Un gol in carriera, vado a memoria, con il Parma, se non ricordo male, un paio di anni fa. Nei tuoi desideri di questa stagione c'è anche magari la voglia, chissà magari durante il campionato, di trovare anche il primo gol in maglia azzurra? Certo, questo è uno dei miei obiettivi, quello di trovare altri gol. Ne ho fatto uno, sono più uno che è abituato a fare assist, quindi questo è uno dei miei obiettivi per crescere, per migliorarmi. Poi sinceramente penso che un giocatore va di pari passo con la squadra, se la squadra fa bene un giocatore riesce ad esprimersi sulle proprie doti, sui propri livelli, viceversa quando la squadra va meno bene è un po' più difficile riuscire ad esprimersi bene, penso sia uguale per tutti.
Senti, hai parlato di caratteristiche prima, quindi ti chiedo a grandi linee quali sono le tue e se ti piace come mister Zanetti, quello che mister Zanetti chiede ai due terzini, perché appunto si parlava di offensività, qui si chiede di spingere tanto e di andare molto in profondità. Certo, penso che per quanto riguarda l'essere offensivo non è tanto un mio problema, perché mi piace tantissimo offendere. Ci vuole sempre, secondo me, un po' di equilibrio, soprattutto in questo campionato, la Serie A che è molto difficile, al minimo errore ti puniscono. Penso che non bisogna andare tutti all'arrembaggio, ma bisogna avere sempre un certo equilibrio in mezzo al campo. Come sono andati questi primi giorni in Polesi, non solo con la squadra ma anche proprio con l'impatto con Empoli, con la città? No, subito un buon impatto, mi è piaciuta, città piccola dove sto benissimo, tra l'altro ho avuto un bambino da poco, quindi per me l'ideale è la serenità, la tranquillità di Empoli. Poi per i primi giorni con la squadra mi sono trovato benissimo, un gruppo molto, molto affiatato, si vede. Sono entrato subito in gruppo tranquillamente, un po' stanco però ci sta. Io invece ho una curiosità, Giuseppe Pezzella ha detto prima che ogni calciatore ha delle qualità diverse, non siamo tutti uguali, però c'è sempre un qualcosa che ci ispira, no? Ieri Caprile ha detto mi sono ispirato a Buffon, e Giuseppe Pezzella invece ha un suo idolo, un suo... Ma ti dico la verità, no, mi piace rubare un po' da tutti, la forza di Roberto Carlos, la tecnica sua, Kolarov, sono giocatori più o meno che sono stati idoli, esempi, ma non solo miei, penso un po' di tutti. Quindi penso che ognuno ha proprio la sua, poi puoi rubare da qualcuno, ma ognuno è unico, penso, nel suo modo di giocare, di scendere in campo.